In ritardo sulla nostra tabella di marcia, ma cambiamo argomento, voltiamo pagina, occupiamoci del nuoto. Oggi la spedizione azzurra è partita per la Cina, dove tra 4 giorni prenderanno il via i mondiali in vasca corta. Come al solito, l'Italia è attesa tra le protagoniste di questa rassegna iridata e come al solito per noi il punto in compagnia del direttore di Swimbiz, sì, con il direttore di Swimbiz mi fanno segno che il collegamento è stato approntato, Christian Zicche. Ciao direttore. Ben trovato. Buonasera, buon'acqua mondiale a voi. Buon'acqua, anzi, mi sono Ben sbagliato. Buon'acqua, trovato. direttore. Però, visto che oggi 7 dicembre è una giornata un po' particolare, perché io sono torinese, Ecco, sono ecco. granata, Sì. e mi è venuto a mancare un mito, Gigi Radice, e lo volevo ricordare perché per noi Granata, Gigi Radice rappresenta la storia, la colonna della nostra storia, come oggi ha twittato il Torino Calcio, il profeta del tremendismo Granata. Beh, una giornata per me un po' particolare, passatemi questa sensazione, questo modo. Il profeta che ha saputo restituire il sorriso a una città che per quasi 30 anni non l'aveva più. Esatto, e tu pensa, io avevo 8 anni quando il Toro ha vinto lo scudetto, ed è stata un'emozione unica che purtroppo non abbiamo più provato, però Radice rimarrà sempre nella storia, l'uomo e l'allenatore e la filosofia, Eh ecco, sì. quello che rappresenta il cuore Granata, ecco, penso di riassumere tutto in questo, cuore Granata. Per quello che Dopodiché parliamo di concerne, nuoto. assolutamente. per il nuoto, cosa ci dobbiamo attendere da questi mondiali in vasca corta prossimi? Ma tu non hai letto i giornali, si sono scatenati tutti quanti, ragazzi, Eh sì. è un bailamma, D'Agostia pure, beh, D'Agostia poi ci ha messo il carico da 90, perché quando sente profumo di bellezza, anzi vi dirò, qui c'è un problema, attenzione signor D'Agostino, perché c'è un punto fondamentale, se la Pellegrini poi si arrabbia perché lei che è la divina non è menzionata, è stata quasi sostituita con Margherita Panziera, che peraltro è apparsa in un trittico fotografico intenso che rispetta la sua bellezza. Ora, adesso, a parte le battute evidenti, abbiamo una nazionale molto molto interessante. Come capita spesso, direi, insomma, quando si parla di nuoto azzurro. Tra l'altro, alle spalle, no, dei più nuoti sta sorgendo una nuova generazione di nuotatori, niente male, direttore, alcuni dei quali con molto anticipo da te individuati. Sì, direi che questa cosa fa ben sperare. Lo abbiamo sempre detto con voi di Radio Cusano, che c'è una nuova generazione molto al passo con i tempi, una generazione molto alta, perché il nuoto è un po' come il basket: se non tieni l'altezza oggi, soprattutto dal punto di vista maschile, è un po' un problemino. E direi che abbiamo questo fenomeno su cui oggi ha messo una. Come dire, la Gazzetta ha titolato addirittura, no? Anticipato un po', volesse precedere di una settimana quello che potrebbe essere. Thomas Ceccon, che è un veneto, un ragazzo molto giovane, anzi direi giovanissimo, che arriva sui 2 metri e potrebbe essere la sorpresa di questo mondiale, perché se poi andiamo a vedere, l'importante è andare alla sorpresa, perché tutti si aspettano i grandi nomi, poi alla fine. Siamo in una fase di ricambio. Poi il mondiale è un mondiale particolare, perché vogliamo ripeterlo sempre, il mondiale in vasca corta che non tutti quanti onorano come dovrebbero onorare. Proprio oggi la notizia che l'Inghilterra ne manda 3, anzi, vanno da soli e si pagano pure il viaggio, pensate, una sorta di Brexit Pensa un po'. acquatica, è una cosa incredibile. L'Inghilterra che addirittura, letto dalla federazione, che ritiene questo mondiale non di interesse federale. Bah. Insomma, non so se questa globalizzazione, questo atteggiamento è positivo, per me assolutamente no. Quindi bisogna un po' vedere quali saranno le forze in campo, però gli assenti hanno sempre torto, non so come arriveranno i cinesi, perché poi il grande punto, lo dicevamo anche la scorsa settimana, l'ultima volta che ci siamo sentiti, sa, il punto interrogativo sono i cinesi che giocano in squadra, chissà cosa tireranno fuori, perché sono sempre delle sorprese. Poi Certo. certamente. Hai detto bene, ci sono i nostri, i Moloch, Gregorio Paltrinieri, uno
uno fra tutti, che tra l'altro è in grande condizione, quindi attenzione pure a lui. E poi c'è questo gruppo di giovani, tra cui c'è Conna, che è il maschietto che terrei molto in osservazione, non è l'unico. Senti, direttore, però nel corso del nostro ultimo intervento ci eravamo soffermati anche sulla differenza, no, della breve distanza di questi 25 metri. Ecco allora che la domanda te la rifaccio su Ceccon. È uno specialista o dovrà in qualche modo adattarsi ai 25 metri? Ma sai, dovrà anche lui adattarsi, dovrà prendere le misure. Non solo lui, ma c'è un altro grande fenomeno che io aspetto, che è Alessandro Miresi, l'avatar, quello che ti ricordi, noi diciamo attenzione perché va a vincere gli europei, poi gli europei li ha vinti quest'estate a Glasgow, e è il grande atteso pure lui. Certo, la vasca corta è un po' così, perché dipende innanzitutto dove ti trovi, perché immaginate, la vasca corta è praticamente uno tsunami di acqua, perché se tu ti trovi per caso ai lati, quindi non entri in finale con il tempo migliore, quindi sei al centro, ti tocca l'onda d'urto degli altri. Quindi c'è questa una situazione un po' particolare che non è presente nella vasca, se vogliamo andare a cercare un po' i particolari. Poi ci sono le famose virate, quelle che Phelps, quello che ha vinto 8 medaglie d'oro alle Olimpiadi, ha inaugurato come, diciamo, il punto nodale e focale di tutta quanta la questione. Per cui se viri bene, se spingi bene, se la sfrutti bene, e magari hai un vantaggio molto 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 consistente rispetto agli altri, e in vasca corta, gioco corto, sono molto di più. Quindi ci sono tutte quante una serie di, come dire, di analisi da fare. Evidente, poi ci sono gli specialisti, i nuotatori che prediligono la vasca corta e che poi normalmente poi in vasca lunga un po' si perdono. Sì. Però le chiacchiere stanno sempre a zero, perché poi il pubblico vuole vedere la ciccia, come si dice a Roma, no? Cioè vuole vedere la medaglia. E ormai il problema è che abbia problema, si fa per dire. L'Italnuoto ha abituato noi italiani al meglio, direttore, alla medaglia sonante, quindi sarà difficile, no, dire siamo, perché altrimenti vedrai che se ne prende sotto un certo numero, ci saranno sempre quelli che oggi sbattono in prima pagina, attenzione, abbiamo la corazzata, eccetera eccetera, che magari giustamente dicono è stata un po' una sconfitta, un po' un tornare indietro, perché certo noi ci presentiamo al via, e questo è un mondiale, attenzione. Però l'europeo siamo arrivati a quota 39 medaglie. Sarà un po' difficile certamente riproporle tutte quante, però, vediamo. Oltre a Ceccon, fare i puntati su chi, direttore? Ma sai, visto che qui siamo a Roma, dirla Simona Quadarella, che è veramente in questo momento al femminile, la regina, quella che esce con 3 medaglie d'oro dagli europei, che credo si metterà molto bene in evidenza, e non dico altro. E poi attenzione, perché c'è Ilaria Cusinato, che è un'altra veneta, e un'altra veneta che fa i misti come Ceccon, e anche su Ilaria Cusinato io aprirei un super mega faro, perché non l'abbiamo vista ai campionati italiani, perché giustamente ha focalizzato, d'accordo col suo allenatore che è Stefano Morini, che è stato vostro ospite tempo fa. Ilaria Cusinato è un'altra di quei giovani che sicuramente farà parlare molto molto di sé. Allora facciamo così. Allora facciamo così, direttore Zicche. Lasciamo tempo agli azzurri di acclimatarsi in Cina. Noi sappiamo che se andrai lo farai solo all'ultimo momento. Restiamo in contatto, e poi per l'11 al via delle gare ci risentiremo, presentando di volta in volta ciò che il programma offrirà. Grazie, grazie a voi. Certamente Max avrà segnato tutti quanti i nomi, se li va a giocare. Bravo, l'ho detto in apertura, bravissimo. Grazie mille. Perché noi siamo contro il gioco, facciamo il gioco responsabile, no? Bravo, è vero, bravo, hai perfettamente ragione, direttore. Sempre. Dire, però il mio invito è seguite, se vi siete appuntati questi nomi, perché non è una scommessa, è quasi una, non dico una certezza, perché... Poi la cosa bella è che si incomincia a parlare, si faccia il pre-gara come si fa per partita, no? E quindi la cosa positiva di questo nuovo corso acquatico è che la stampa se ne interessa anche qualche giorno prima. Ovviamente, direttore Zicche, buona acqua e grazie mille per questo intervento in chiave mondiale.